Buonasera e benvenuti e benvenuta a questa apertura di questo nuovo festival che si intitola Radici, della cui vastità di orizzonti le radici danno subito l'impressione di un attaccamento alla terra che stiamo calpestando, di immobilità, e invece no, tutt'altro, perché questo primo incontro prende il volo. Avremo un collegamento con il polo opposto di questa nostra terra, a dimostrazione di come le radici siano simbolo e sinonimo di estensione, di orizzonti aperti. E seguiteci da oggi in poi fino a domenica, ci saranno tanti incontri, tante occasioni, quindi un benvenuto ancora a tutte e a tutti, e cedo la parola a Giuseppe Curicchia, che è l'anima di questo festival, grazie ai nostri ospiti vicini e lontani. Grazie a tutti. Grazie Elena, grazie a tutte voi e a tutti voi per essere qui per questo primo appuntamento con il festival, grazie alla Regione Piemonte, all'assessorato all'immigrazione che ha contribuito fattivamente alla realizzazione di questo nostro festival, alla sua prima edizione, e grazie agli ospiti presenti qui in sala, Albina Malerpe del Centro Studi Piemontesi, Eugenio Goria dell'Università di Torino, ricercatore, e a Giovanni Tesio, critico letterario, filologo, professore, e anche marciatore, abbiamo scoperto di recente, ha fatto il Cammino di Santiago. E grazie agli ospiti collegati con noi da Santa Fe, Hernan Trosero, che è il presidente della FAPA, la Federazione dell'Associazione Piemontesi d'Argentina, Alejandra Gaido e Laura Moro, che sono collegati anche loro con noi, adesso compariranno sullo schermo e potranno raccontarvi quanto sono lunghe queste radici, come hanno attraversato le generazioni, perché la comunità piemontese d'Argentina è una comunità molto numerosa, è una comunità in cui ancora si parla il piemontese, anche se poi naturalmente la lingua ha avuto delle mutazioni nel corso dei decenni, e di questo sapranno dire meglio i nostri ospiti, ed è una comunità che ha fondato paesi, città, le ha battezzate con nomi a noi molto familiari come Cavuro o Bruino. La Bruino argentina è molto più grande della Bruino nostra qua torinese. E direi dalla regia che possiamo aprire il collegamento con Santa Fe. Ecco. Buonasera, buonasera Presidente. Ci sente? Buonasera, buonasera a te. Siamo molto felici di avere la possibilità di ascoltarvi e di sentire dalla vostra voce un racconto della comunità piemontese d'Argentina, come ha mantenuto un legame molto forte con la terra di origine, con la lingua d'origine, e questo attraverso numerose generazioni a questo punto. Bueno, quiero también agradecer de parte de nuestra federación la posibilidad que nos están dando de estar junto a ustedes en este importante festival, en el Círculo de Lectores, a la región del Piamonte, a Mauricio Marrone por su participación, y a los que nos acompañan hoy, al amigo ya Eugenio Goría, que tuvimos oportunidad de estar juntos aquí en Argentina con su trabajo, Albina Malerva, Tesio, es un gusto para nosotros y repito, una posibilidad, una oportunidad impresionante para transmitir lo que es la piamontesidad en Argentina. Comienzo en castellano, porque la otra lengua es el piamontés mericán que se habla aquí todavía, con sus diferencias, ¿no? En cuanto a lo que es el piemontés realmente. Bueno, nuestra federación agrupa
aquí en Argentina desde hace 50 años a distintas asociaciones de pueblos, de ciudades formadas por descendientes ya de piemonteses. Aquí la gran masa piemontesa llegada a fines del año 1800, ya a sus hijos, nietos, mi caso y como el de muchos bisnietos, que en realidad llevamos adelante esto como una pasión hacia lo que se nos fue transmitiendo en toda nuestra vida. El piamontés tuvo la particularidad de hacer sentir que su familia seguía estando en el Piamonte. Eso lo estuvimos viendo en todos los casos de esta inmensa pampa gringa que tenemos aquí, principalmente en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, lo central de Santa Fe y Córdoba, y tenemos otras asociaciones adheridas en la Gran República Argentina que están a 3.000 kilómetros una de otra. Tenemos asociaciones en Tucumán, en el norte, tenemos en el Bolsón, en Mendoza, Mar del Plata, lugares distantes al centro de la Pampa Gringa, pero que igual tienen gente que igual que nosotros lleva la pasión de la piemontesidad y peleamos para mantenerla y que eso no desaparezca al cabo de las generaciones. Nuestra federación tiene un gran orgullo que fue el de formar grupos de jóvenes para que continúen lo que hoy se vino haciendo durante estos 50 años. Y formamos un grupo que estuvieron casualmente en este mismo lugar, en el Círculo de Lectores, en un viaje de agriturismo, donde formaron aquí en Argentina su grupo denominado el GAP, la Juventud Argentina Piemonteza, que realmente pensamos van a ser quienes sigan adelante con nuestro legado de la piemontesidad en la Argentina. Ahora, para hablar un poco del piemontés, hacemos excusa porque salvaglio que parole, para como le he dicho, mi parlo el piemontés como has parlado mi acá, mi anondo, mi apare, tita, mi familia, como ayer es quase titica de aquí, paisó, pichit, que hay en la Argentina, que a tita la gente ha parlado piemontés. Feis a piemontés o magara da nauta pan. Ma iero tante in piemontés, catita il país parlava piemontés. Alle propi in arroba ca, an fan piazi, perché in quei luma tanta gente in cura, dopo da 500 anni, calando riva, la prima quantità di piemontés all'Argentina, casparlo pure in piemontés ure, alle propi in arroba troppo interessante. Come sono mi, ayer tanti, che mi sono nato in Argentina, mio padre era argentino, e mio nonno era qua argentino, e non ho mai andato in Italia. Ma parlo sempre parlare piemontese, e sempre chiamare al paese del Piemonte come si è fatto suo paese in cura. Come l'hai detto, mia bisnonna era il piemontese. E come passa a me, non è tanto che parlo ancora il piemontese e cambiare la piemontesità proprio in Argentina. Pare che alle proprie piazze lavorare per la lingua piemontese. Ora sono insieme a Laura Gaido, che è la segretaria della nostra federazione, e Alejandra Gaido e Laura Moro, che lavorano, sono due persone che lavorano più per la lingua piemontese nostra federazione. Paraica Virioco ca Alejandra a parla da Lucafán dur per la piemontesità in Argentina. Tante grazie. Buonasera a tutti. Ringrazio Hernán che ha dato la parola. Con tutti che tocca essere la segretaria FAPA,
Lunque alla Bugiamea è parte della federazione all'estate, come la Giadilo Ornan, mi interessa per la lingua piemontese. Nimpen che è ancora più importante e più sentita quando assumo in casa mia nonna e mio nonno. Da quel momento là, lei sapeva che mi toccava andare a e mostrare a mia figlia, a mio nipote, insomma, alla nuova generazione, che la lingua di nostri è un'eredità, un patrimonio che astucano, ma che è l'identità di un popolo dal che fuma parte. Convinto che insomma già terza, quarta o quinta generazione. Il riconoscimento che abbiamo fatto alla lingua piemontese come patrimonio culturale e materiale in tante città della Pampa Gringa non è una coincidenza. Questo effetto in cadena e l'uma non combinarlo noi altri. È stata la maniera di riconoscere che da sa dell'oceano il parlare piemontese è ancora molto in vivo. Da noi la lingua piemontese è ben vissuta, guardata, riconosciuta e tramandata pari a fiol. E da vari anni fa è una rivoluzione nel mondo della piemontesità argentina che ha dato la sicurezza che questo tesoro è ben addrizzato e che non perderà mai. I nostri bei in quel momento là sono arrivati a una società nuova per loro, ma hanno trapiantato la sua cultura in questa geografia lontana e diversa. Tanto parei che quelle antiche parole che loro dicevano sono buttate senza chiamare per me al nostro vocabolario spagnolo e che a volte le persone che tutti che conoscono il senso hai detto senza neanche sapere da dove sono arrivati i vocaboli. Come dice la Lucandina del Festival Radici, non è rimasto immutato una volta sbarcato in questa parte dell'Atlantico. E parlando di sfide e di angaggi, diciamo scusa perché i fom autoriferimento, ma non per blaghe, ma per contare su una arsorca che su un butame fe la lingua piemontese, ante un gruppo di 200 passe persone che parlano ancora piemontese nella Pampa Gringa. E sai che c'è già una lunga lista di parole che sono state acquisite da altre persone in altro tempo. Ma mi parlo delle parole che le trovo ascoltando da vari anni fa a gente che parla piemontese suens. Minca di sua vita. E che a un nene della prima, a volte neanche della seconda, ma la terza o quarta generazione. Come io dicevo, 200 passa persone spatarate per tutta la Pampa Gringa, che Magda sente, ringraziando le nuove vie di comunicazione, hanno dato la possibilità di una arsarca vera e senza fin. Aiette persone che sono neanche discendenti piemontesi, che suenza di sue parole o a dobro modo di come altro che proprio parei, farinel, pastis, charafi, magun. Su questa parola magun è fin un articolo che la fai un dottore in filosofia da San Francisco, Cordova. Sentuma magari da buca da un che la neanche una stessa San Piemontese a di fagot, cognizion, bambas, e via forte. Tutte impronte che la lingua madre dei nostri c'è alla saie all'espagnolo. Ma poi aiet bucavoi piemontesi che noi l'uomo intervenu come fan e artista con le pitture, che sono diventati neologismi tra i piemontesi argentini, le parole che corrispondono al vocabolario spagnolo che l'uomo cambiaie perché si smiesso più alla fonetica piemontesa. È un bel esempio della poesia che la fa il famoso a un di piemontese Piber, che è un uomo dell'Argentina, il Cusa Beltrán, magari che non è buiato alla cognus, a sua poesia per colpa della soia. Che la dice parole come chapa, chata, galpun, culchum, patio, ternero, tutte parole rangiate. I piemontesi di questa parte del mondo
e di suma tante parole a quelle iruma cambiare la O per la U, perché se smiei sul P alla fonetica piemontesa. La creatività di piemontesa ventina è unica. Da noi altri la pauta si sbarro e il parafunk alle guarda barro. Allora, tra tutte e due lingue, iruma inventa una bella parola. Parabaru. Ante il post giunot, fanciot, gagno, luma arrangia la parola muchacho. Vitai la sortia in e già. Una nuova parola piemontesa. Muchachin. E per finire, dei la parola a Laura, parluma di un oggetto assolutamente rioplatense, ma che anche un piemontese d'Argentina a parla e chial, a cambia la E per una U, e tut fight. Il mate diventa matu. E sicuramente resto ancora tante parole e tanta roba da scutere. Speriamo per davun che sia parai, che nostra cara e bella lingua piemontese sia sempre viva alla Pampa Gringa, e che avviva la Pampa Gringa. Laura. Grazie. Buonasera a tutti e tanto grazie per questa bella occasione di essere qui insieme a voi altri in questo magnifico incontro e in tal bel circolo dei lettori. E dopo aver ascoltato Hernán e Charlie, spero fanno a meno di essere proprio emozionati. Perché lui è un ambassador, che veramente è la Pampa Gringa. E con la Pampa Gringa, che è la storia di cui nonno e cui bisnonno, che ancora l'hanno lì, le radici a ognuno di noi. E le radici, che come diceva Pirandello, per la questione dell'identità, lui ha un'identità vinciaira, assun piemontese per le raiz, ma assun argentin perché sono nati lì. Quelle due robe lì spero non separe, sono sempre insieme. E in un paese dove c'è tanta gente, nazionalità diverse, ci sono tante parla, tante voci differenti, questa roba sì è proprio tanto importante. Adesso continuo in italiano e faccio un autoriferimento. Io non appartengo alla Pampa Gringa, la mia situazione è diversa. Io sono nata in Italia, ma sono stata soggetto, ho sofferto, ho patito, quella politica di nazionalismo linguistico che ha fatto sì che i bambini non dovessero sapere assolutamente niente di dialetto e che dovevano arrivare a scuola pulitissimi sapendo soltanto l'italiano. Infatti io sono arrivata a scuola sapendo l'italiano, ma di piemontese non ne sapevo una parola, proprio perché i miei genitori hanno creduto di compiere un loro dovere patriottico tenendomi al margine del piemontese. Quando sono emigrata in Argentina, avevo 10 anni, non sono venuta al Pampa Gringa, sono andata a Paraná, nella provincia di Entre Ríos, dunque neanche lì ho fatto un'immersione nel piemontese, perché in altri posti che non sia la Pampa Gringa ci sono alcuni piemontesi che mantengono la lingua, ma non è quel fenomeno così strano che succede nella Pampa Gringa, dove tutti, in tutte le città, sono piemontesi e si sente parlare piemontese proprio dappertutto. Nel mio primo viaggio di ritorno in Italia mi sono trovata con una magnifica persona che ha cominciato a parlarmi in piemontese, sapendo la mia storia. E io ho cominciato a risponderle in piemontese. Non era naturalmente un piemontese perfetto, ma ho cominciato a risponderle naturalmente e abbiamo mantenuto una conversazione. Con questo voglio aggiungere in un altro senso
quando diciamo che il piemontese è la lingua del cuore. Dico, oltretutto, è anche la lingua che nasce già nella pancia della mamma, come succede nei paesi della Pampa Gringa, che hanno già ereditato quella lingua e la possono esternare in questo modo. Allora, io penso che, date queste condizioni, il piemontese deve avere veramente un grande aiuto da parte di tutti. Sarebbe bello poterlo riparlare un'altra volta tanto anche nel Piemonte. Sarebbe bello poterlo riportare a scuola con canzoni, con filastrocche, con storie vecchie che parlano di quella lingua che non deve andare persa. Io credo che siamo ancora a tempo per salvare il piemontese. Sappiamo che non è già nell'elenco delle lingue protette, delle lingue minoritarie, ma dovremo fare tutto il possibile per riuscire a salvarlo e a farlo e riprendere come una lingua viva, come succede proprio nella nostra Pampa. Io penso che noi stiamo facendo tante cose importanti nella Pampa Gringa in questo senso, e non è, come diceva Charlie, non è essere Black Girl, sono cose che facciamo con il cuore. E forse tutti voi conoscete il professor Ronald Comba, che è il nostro rappresentante principale dello studio del piemontese, e ha scritto un libro pensato proprio perché le persone che parlano spagnolo possano avvicinarsi al piemontese. È un libro in cui c'è molto di grammatica, c'è molto di sintassi, c'è il vocabolario, c'è l'avvicinamento a tanti autori importanti della letteratura piemontese. Ci sono dei proverbi, le vecchie abitudini. Questo libro è già la seconda edizione, circola e realmente aiuta tantissimo a racchiudere in ciascuno quello che si sa di piemontese e a partire di lì migliorarlo. Altre cose che si sono fatte anche lì molto importanti è la traduzione di una grammatica scritta dal professor Bruno Villata. La signora Norma Brarda di Raffaella ha tradotto questa grammatica allo spagnolo, perché dobbiamo sapere, avere con chiarezza, che l'italiano è piuttosto sempre in rapporto con il piemontese, ma non lo spagnolo. Allora, chi parla spagnolo e non sa assolutamente di italiano deve fare uno sforzo speciale proprio per imparare questa nuova lingua. È una nuova lingua per loro. Questa grammatica circola anche tra tutti i piemontesi, è una cosa importantissima. E per chiudere, già ormai, vi voglio riferire a una cosa che sta succedendo in Argentina, che mi sembra che va al di là della buona volontà che si direbbe che c'è dietro tutte queste cose delle quali stiamo parlando. Andiamo molto più là della buona volontà. Non so, sono vari i municipi che hanno già decretato il piemontese come patrimonio e bene culturale immateriale, intangibile, di ogni città. L'hanno fatto prima di tutto la città di Sastre, nella provincia di Santa Fe, poi la città di San Francisco, nella provincia di Córdoba, Morteros, nella provincia di Córdoba, e le ultime due sono state Brigma e Raffaella. Queste città hanno già il piemontese come patrimonio intangibile, un bene culturale che appartiene, poco a poco, andando avanti, sarà proprio un bene che appartiene all'Argentina. E noi vogliamo metterci a vostra disposizione, perché sappiamo che vi interessa tanto il piemontese, perché sappiamo che cercate, come dicevo un momento fa, di salvare questa lingua così cara e così importante. Ci mettiamo a disposizione per lavorare con voi se lo credete utile. Il piemontese per noi è vitale,
il piemontese è vivo, è vitale, è importante, e sarebbe il nostro desiderio sapere che questa lingua vada avanti, cresca e sia, riprenda di nuovo il suo posto nella regione che gli appartiene. Nello spagnolo c'è una parola che è ojalá, che sarebbe come dire per noi magari. Allora lo dico in spagnolo, ojalá che il piemontese diventi quella lingua ufficiale riconosciuta della regione Piemonte, che sappiamo che è tanto preoccupata per questo argomento e che ha fatto tante cose. Nel ringraziamento a tutti voi, specialmente a coloro che lavorano strettamente in questo argomento del piemontese, ringrazio ancora una volta questa occasione che ci avete dato. Beh, non è per fare esibizione di affetti, ma questo contatto è stato molto, molto emozionante. E ci ha dato una lezione, una vera e propria lezione. È la lontananza che raggiunge la prossimità e insegna la prossimità, qualcosa che la prossimità ha necessità di apprendere, di imparare. Certo che qualcosa è stato fatto, ma molto resta ancora da fare. E che questo insegnamento ci venga dall'Argentina è un grande onore, un grande piacere. Sentire queste persone parlare con tale entusiasmo, entusiasma a sua volta. Detto questo, io rinuncio a dire delle cose che avevo intenzione di dire, perché il tempo corre e c'è una centralità in questo progetto che riguarda giusto appunto la lingua, per cui vorrei dare presto la parola alla dottoressa Albina Malerba, che è un po' la parte centrale, non semplicemente perché è una donna e quindi noblesse oblige, ma perché ha delle cose da dire che riguardano giusto appunto l'Argentina. Io volevo semplicemente fare qualche osservazione sul fatto che la parola radici è una parola plurale, non è una parola singolare. E le radici certo rinviano alla pianta, ma rinviano anche a quella che è la pianta uomo, come diceva Alfieri, la pianta uomo, seguito poi da tanti altri studiosi che l'hanno ripresa. Primo Levi parlava della ricerca delle radici per dire quali fossero state, siano state le sue letture fondanti. E quindi queste radici si sparpagliano, per così dire, e si radicano anche negli altrove. Per cui, certo, tutto sono meno che, e tutto hanno e tutto simboleggiano meno che uno stato di fissità, di severità sì, di coerenza sì, ma certamente non di immobilità. Le radici si spostano, le radici si muovono. Detto questo, naturalmente al tema delle radici è profondamente connesso il tema dell'identità, ma siamo sempre alle solite. Esistono delle identità asfittiche, quelle che non vedono altro che ciò che immediatamente accade, che sono legate ad un presente a sua volta asfittico, che non hanno prospettiva di passato e dunque di futuro. Ed esistono le identità invece che sanno aprirsi, le identità che sanno anche, e non si abbia paura del termine, che sanno contaminarsi, ma nel senso migliore della parola, contaminarsi per essere più forti, per rafforzarsi, ma rafforzarsi nell'apertura, rafforzarsi nell'accoglienza. Questo è ciò che poi in definitiva più conta. Detto questo, farei un'unica citazione e poi passerei la parola alla dottoressa Malerba, che è questa. Questo libro, che mi viene da un altro libro che sto leggendo con grande profitto, Il mondo curato con Simone Weil, di Tommaso Greco, un libro bellissimo, che mi ha portato ad un altro libro di Simone Weil, e l'ho tirato giù dalla biblioteca, che ha giusto intitolato Simone Weil La prima radice, e che ci parla di radicamento e di sradicamento. Ed è questa poi la ragione del nostro incontro oggi. Ebbene, l'inizio del radicamento, del capitolo dedicato al radicamento, dice questo, e poi chiudo. Il radicamento è forse il bisogno più importante e più misconosciuto dell'anima umana. È tra i più difficili da definire. Mediante la sua partecipazione reale, attiva e naturale all'esistenza di una collettività che conservi vivi certi tesori del passato,
e certi presentimenti del futuro, l'essere umano ha una radice. Partecipazione naturale, cioè imposta automaticamente dal luogo, dalla nascita, dalla professione, dall'ambiente. Ad ogni essere umano occorrono radici multiple. Ha bisogno di ricevere quasi tutta la sua vita morale, intellettuale, spirituale, tramite gli ambienti cui appartiene naturalmente. Poi il discorso naturalmente continua e non è il caso che io possa proseguire su questa strada, ma certo è indicativo, è esemplare ciò che Simon Weil ci indica e in qualche maniera ci illustra. Detto questo, solo e semplicemente per creare una piccola introduzione che indichi anche la passione che riguarda tutti e quanti noi che siamo qui e soprattutto coloro che ci hanno parlato prima, la parola adesso va alla dottoressa Albina Malerba. Grazie al professor Giovanni Tesio, anche se noi lavoriamo molto insieme e quindi semplicemente ci chiamiamo Giovanni, Albina, ma abbiamo voluto dare, ha voluto dare un po' di formalità. Beh, è evidente che l'intervento dall'Argentina ha commosso anche me e credo anche Eugenio. La mia è un po' una testimonianza di questa esperienza che ho fatto in Argentina. Ho avuto il privilegio, la buona ventura di andare in Argentina per un master dell'Università di Torino e dell'Università di Cordoba. Voluto, era l'anno 2004, dalla Regione Piemonte, dall'allora assessore, aveva varie declinazioni, l'assessorato, comunque tra le parole c'era all'identità, all'emigrazione, che era Gippo Farassino. E mi fa piacere ricordarlo in questo contesto, perché il master dedicato proprio a conoscere il Piemonte si è sviluppato a Cordoba e poi a San Francisco per alcuni anni. I diplomati al master sono poi stati invitati a Torino, quindi è stato un cammino piuttosto lungo e importante, e ha avuto il privilegio di incontrare i giovani che si erano appena laureati, e quindi è stata un'esperienza particolare. Personalmente credo che nessun posto mi sia entrato nei pensieri e mi sia rimasto dentro come l'incontro con l'Argentina, con i piemontesi, che qui, quasi alla fine del mondo, per citare un grande argentino che è il nostro Papa Francesco, hanno plasmato una terra e solo con il loro lavoro hanno cambiato rotta alla storia dell'Argentina. Ho preso 3 aerei, ho fatto scalo a Madrid, a Santiago del Cile, ho attraversato l'oceano, ho passato 2 volte la catena delle Ande e mi sono trovata a casa. La cattedrale barocca di Cordoba ha i campanili illustrati dalle stesse teste di indio del nostro Palazzo Carignano. Ma lo stupore vero è stato incontrare i volti, vedere quegli occhi, i pensieri, i sogni di tante persone che portano i nostri cognomi. Alla messa grande della domenica non ti senti da un'altra parte del mondo, sotto un altro cielo, nell'emisfero della Croce del Sud. Pensavo, sono a Carignano, a Racconigi, nel Duomo di Casale, e poi l'incontro con le persone, che erano, diciamo così, tra virgolette, gli allievi, eravamo tanti i docenti, io mi occupavo di lingua e letteratura piemontese, soprattutto di letteratura, con le loro storie, che è scritta nella grammatica dei loro nomi, Tribaudino, Antoniotti, Macchiardo, Maccagno, Borda, Bossana, Quaglia, Barotto, Sandrone, Rossetto, Bussone, Bergoglio, ognuno è un luogo, un paese mai visto. È stato dalla testimonianza, l'abbiamo sentito, che alcuni non sono mai venuti qui, però il nome del paese era dentro, era nei loro nomi, e sono racconti che hanno sempre sentito. Le parole
Raccontano i posti da dove sono venuti i loro padri. Tutto appare così lontano nei giorni e nelle terre, ma tutto così presente, vicino. Mi basta citare pochi versi di una poesia in piemontese e la voce riemerge con i suoi relitti di memoria a ricomporre quell'antica lingua taciuta, non perduta. Quella lingua che è stata il paese, il posto dell'anima, racchiusa, nascosta come un segreto sapore. Per loro la parola piemontese, per molti di loro, era la terra, perché noi camminiamo nelle nostre strade, non ci badiamo, ma per loro sentire una parola, sentire qualcuno che parla piemontese, era la terra perduta. Quindi mi ha fatto impressione, questo era San Francisco poi, che un giorno entro, dico, ma vada Tayemi Cavei, vada Femme un po' durdi, no? Come capita? Entro nel primo negozio di parrucchiere che vedo e c'era una donna dalle fattezze un po', non quelle che vedevi normalmente piemontesi, che ci facevano ricordare i piemontesi. In realtà aveva una faccia più sudamericana. Comunque spiego che volevo, e dico, io vengo da Piemonte. Mi guarda e mi dice, Pesporc. Allora poi cerco di capire, lei si ricordava che la nonna da bimba diceva, vate alla vecchia dasi Pesporc, per lei la terra di un'ava, perché evidentemente era nata da un incrocio, la parola piemontese Pesporc era la sua terra antica, dei suoi avi, ecco, per dire il valore di una parola. Ecco, per cui arrivando trovi che le vie, le insegne, le botteghe, gli angoli identificano proprio le radici, ricostituiscono il senso, le tracce di altri luoghi, di vite passate, di lavoro, di opere e giorni, di cui hanno sentito parlare ma non hanno visto. Parole stratificate di generazione in generazione, brandelli di segni intonacati sui muri di casa che conservano frammenti di terra, un tempo terra dei suoi. Mi è bastato parlare con quelle parole così familiari nel fondo dei pensieri per far riemergere la voce del tempo d'inizio. Come naufraghe che ritrovano il loro approdo, le parole man mano ad ogni incontro ricomponevano pezzi di storie, non più eco di suoni fantastici, come è stato il caso di questa signora, di questa ragazza, ma cose, pensieri, una lingua ritrovata proprio quando forse quasi si pensava che non fosse davvero esistita. Parole di casa trovavano la declinazione della loro dignitosa esistenza. Anche la parola Pesporc aveva la sua dignità in un mondo realmente esistito e che ancora contava i suoi giorni, che siamo noi. Ci fu un tempo in Argentina, nelle zone più profonde e remoto, quelle strappate dalle mani forti dei nostri alla sterpaglia, in quella parte di mondo ridisegnata da loro, che il piemontese era la lingua ufficiale. Si pensi, ad esempio, a quanto raccontava De Amicis alla fine dell'Ottocento, nel suo lavoro in America, che poi ho trovato confermato dal racconto di tante persone, proprio parlando in Argentina. E quindi non è solo una visione letteraria quella che nell'Ottocento dava De Amicis. Nel Consiglio Comunale si parla piemontese. I tedeschi, gli inglesi, i francesi che fanno affari con la colonia bisogna che imparino il dialetto, e lo imparano. Il piemontese, sentendo tante considerazioni, incontrando tante persone, mi sono fatta l'idea che il piemontese avrebbe potuto essere la seconda lingua dell'Argentina, dando alla comunità degli immigrati dal Piemonte, che sono migliaia, milioni, forza e dignità. Ma ci sarebbe voluto, al di qua dell'Atlantico, un paese
con la coscienza della propria identità linguistica, e oggi siamo stati richiamati dagli interventi a questa coscienza, e non un paese che per inadeguatezza di strumenti culturali, per scelte politiche miopi, era in fuga dalla sua memoria. L'ha raccontato bene Laura Moro, cioè non insegnare una parola di piemontese. Ma adesso parlo sempre delle persone che ho incontrato in questo master, e si sono creati rapporti di amicizia che durano tuttora, quasi quotidianamente. Prima eravamo di là che chiacchieravamo, un momento mi sono arrivati vari messaggi dall'Argentina, ma non perché sapessero magari che eravamo qui, ma perché è consuetudine così. Ecco, adesso che sono ingegneri, medici, professori, architetti, perché sono andati giù contadini con solo le loro mani, ma poi i loro figli hanno saputo dare qualcosa di importante, adesso che la lingua del fundador, cioè spagnolo, l'argentino, il castigiano, come dicono loro, è patrimonio acquisito e sicuro, è tempo dell'omaggio al lavoro dei padri. È tempo di dare spazio e parole alla mappa mentale del Piemonte, dar ali alle radici. Una testimonianza di Anna Filippa, che è una delle persone con cui mantengo rapporti costanti, che sono venuti poi anche varie volte a Torino, mi aveva detto: ecco, per noi oggi imparare, riconfermare, entrare dentro il piemontese è un lusso, ed è un lusso che vogliamo permetterci. E mi è piaciuto molto questo pensiero del lusso, cioè prima la vivono in tempo perché dovevano lavorare, ma adesso loro possono permettersi questo lusso, questa Ferrari, ecco, Ferrari dell'anima. Ed è questo che forse chi si occupa di emigrazione come mestiere, non me ne vogliano, come atto di museificazione, ma qui c'è un lungo discorso, non è polemica, fatica proprio ad intercettare, perché non gli interessa tanto la parola, il piemontese, le lingue d'origine, robe che... Ecco, da Cordoba sono andata poi anche, un anno successivo sono stata anche a San Francisco. La ruta 19 collega Cordoba a San Francisco. È una strada dritta, lunghissima, che si inoltra per i Caminos della Sierra nella sterminata pianura. Un mare di terra si stende tutto attorno allo sguardo e riempie gli occhi di orizzonti. È una cosa impressionante. Chi non è stato non può rendersi conto di questa infinità di orizzonte che vedi. Tutto sembra orizzonte. Lungo il percorso, per noi sono distanze incredibili, per loro lo fanno tranquillamente in giornata, vanno e vengono, si incontrano gruppetti sparsi di case, qualche paese l'abbiamo sentito nominare, Rio Primero, La Curva, Arroito, poi c'è scritto gemellato con Verzuolo, la deviazione per Devoto, gemellato con Bagnolo. Io riesco a intercettare qualcuna delle poche insegne scritte sul bianco dell'intonaco di qualche basso edificio, e leggo Blangino, Marengo, Busto, Ferrero, Appendino, eccetera. Se non fosse per l'architettura delle rare case basse, bianche, per l'immensità degli spazi, potrei pensare di attraversare la campagna cuneese. Quando ancora non si intravede nemmeno un profilo di paese o di abitato, soltanto l'annuncio in un'allea di eucalipti dove la ruta nazionale 19 incrocia la ruta nazionale 158, appena prima di leggere il cartello San Francisco Ciutat Hermanada con Pinerolo, scusate la mia pronuncia, una piccola mole antonelliana e il monumento nazionale all'immigrante piemontese sono il benvenuto che San Francisco porge a chi arriva. Qui vedo delle persone che si sono date molto da fare per realizzare e la mole antonelliana e il monumento all'immigrazione dei piemontesi. È come un simbolico racconto dei suoi pochi più di 100 anni di storia. La città è stata fondata nel 1886, ma i piemontesi c'erano già. I primi abitanti, i veri fondatori, furono i Casalis, di fatto. Io ho conosciuto
Beatrice Casalis e mi raccontava che lì c'è un monumento a San Francisco dedicato a Inturapse, che è il fundador. Dice: non è lui, sono stati i nostri, noi abbiamo fondato San Francisco, non loro, ma loro portavano la lingua, il potere spagnolo, capite? I nostri erano solo la lavora. E mi diceva: comunque quel monumento vanno solo i cani a farci la pipì contro. E veramente mi ha raccontato, sono cose che non dimentichi quando te li raccontano dal vivo, no? Che li senti veramente così. I primi abitanti furono i Casalis, come ho detto, e oggi Casalis, Boccoli, Vero, Martino, Filippa, Mina, Caglieri, Racca, Giletta, Maccherardo, Gianoglio, Boero, Panero, Bono, Carignano, Scarafia, eccetera, sono proprio i loro nomi e sono proprio e le mappe dei paesi piemontesi sono come dei ricordi ascoltati da bambini che ne tenacemente resistono. La commozione nel pronunciare parole che racchiudono un universo e riattivano percorsi, incanti, nostalgia di ritorni, voglia di dare coordinate alla loro toponomastica poetica, perché per molti di loro luoghi come Scalenghe, Marene, Polonghera, Chivasso, Romagnano, Buttigliera, Genola, Caluso non sono solo nomi di paesi e città che non avevano mai visto, ma davvero sono la loro intermittenza del cuore. Non c'è un negozio, un ristorante, un angolo a San Francisco dove non trovi un piemontese. Qualcuno che ancora parla in piemontese, poi l'abbiamo sentito, questa testimonianza mia risale a forse 15 anni o 20 anni fa quasi, però si continua. Bastava sedersi alla confiteria La Palma e nel giro di pochi minuti qualcuno ti parla, e quando dici che viene dal Piemonte e parli piemontese, allora si crea subito un crocchio, altri si fermano, ognuno ha qualcosa da raccontare. È stato molto interessante all'archivio grafico e museo storico della città di San Francisco, di La Region, proprio che cura la Beatrice Casalis, e conserva oggetti, carte, fotografie, ritagli di giornali, lettere, ricordi dell'inizio della città. Restano negli occhi, almeno a me sono restati, non li ho più dimenticati, i grandi ovali fotografici che ritraggono i coniugi Barotto, 1886, e una stanza con una raccolta di valigie. Le valigie contenevano tutto il patrimonio che la maggior parte dei nostri si sono portati con sé, insieme alle braccia per coltivare la nuova terra e alle parole impastate nell'erca di casa. A proposito di piemontesi, avrei tante cose da dire, ma anch'io non posso dilungarmi troppo, volevo però finire questa testimonianza. La prima San Francisco, Plaza San Francisco, sorgeva più all'interno di quello che loro oggi chiamano il campo, molti hanno conservato e vanno nei weekend in queste. Dell'antico insediamento è rimasta la chiesa e poche altre case sparse. Ed è rimasto quello che per me, se chiudo gli occhi lo vedo, non lo dimenticherò mai, è rimasto il piccolo camposanto, mi sembra anche bello ricordarlo oggi che è il giorno di tutti i santi, isolato nella campagna, circondato da un muretto e da un estremo silenzio. Cioè vi trovate in un'immensa campagna, il resto del paese un po' più lontano, quest'isoletta che è il primo cimitero. Appare improvviso come un'isola. Qui sono sepolti i primi piemontesi. Antiche pietre ormai scolorite, altre rinfrescate di recente, piccole tombe nella nuda terra, cappelle con inciso i nomi di quanti lì, nella più vasta solitudine, hanno visto il sorgere e il tramontare della loro seconda vita. All'ingresso una lapide ricorda Don Alejandro Sema, che con la piemontese naturalmente, che con la moglie Leonor Chianalino
furono i primi immigrati piemontesi arrivati a Plaza San Francisco. E la lapide dice: il noble iniciador del cultivo agricolo en estas tierras generosas. Dovrò imparare spagnolo perché qua non va bene. Ecco, io attraverso quel cimitero, quel campo santo che mi piace di più perché non è un cimitero, è un campo santo, leggendo come una preghiera ogni nome, tutti i nomi di famiglie piemontesi, trovavo un rosario di Ferrero, Barberi, Squaglia, Morra, Musso, Cornaglia, Borello, Filippa. Sento di camminare in un luogo sacro, consacrato dai nostri, benedetto dalle vite che hanno trovato qui orizzonte, il loro sud e il loro nord. Qui han racchiuso per sempre la loro voce. E mi chiedevo e mi chiedo come deve essere stato morire così lontani dalla terra, lasciata per altra terra, per un mare di terra, per un cielo stellato di alte stelle. Deve essere stato come morire la prima volta e consacrare con quella sepoltura la terra straniera, terra che per quel gesto diventa suolo di patria. In questo piccolo camposanto di Plaza San Francisco senti la sacralità del morire. Qui è il posto che ha dato radici ai piemontesi d'Argentina, la terra diventata la nostra terra, ed è come toccare un inizio. Proseguendo poi in mezzo a distese di terre e di campi, ti accorgi che il lavoro che hanno fatto i nostri a distanza, per noi quasi infinite in questa pampa, la comunità si è ricomposta. Ci sono stati anche molti racconti. E sull'Aia, ho visto qualcuno di queste vecchie case, e sull'Aia si riunivano le famiglie. Ognuno veniva dai loro tetti, sia per aiutarsi per il lavoro, sia per le feste. Si raccontava, si cantava e si parlava il piemontese, perché in quella ritrovavano il loro paese, il loro posto di partenza. Guardando una piccola aia di terra battuta, il primo pensiero che mi è venuto è interrogarmi come deve essere stato fare lì il primo Natale al picco del sole, con nell'impaginato della memoria Gesù bambino che nasce in una stalla al freddo e al gelo, perché là d'estate il Natale la fa caldissimo. Quindi dice: chissà che cosa hanno provato il loro primo Natale quando sono andati lì. Ecco, quindi penso allo smarrimento di quell'orizzonte senza confine, quello spazio che non ha profili di montagna a interromperlo, a delimitarlo, a dargli identità. Ma loro, che sapevano i silenzi e la fatica, loro ce l'hanno fatta. Sono sopravvissuti, ostinatamente hanno resistito all'aggressione del nuovo, più profondo, sconosciuto silenzio. Hanno vissuto, hanno dato figlio e nipoti, e nella catena delle generazioni hanno costruito l'Argentina e il loro domani, con il Piemonte ancorato nei cuori. Qui si capisce quello che già De Amicis definiva l'opera gigantesca dei nostri, a cui un giorno o l'altro la storia dell'Argentina, citò De Amicis, la storia dell'Argentina dovrà solennemente pagare il debito di gratitudine. Se le migrazioni raccontano storie uguali sotto ogni cielo e ogni cultura, non sono così sicura, ma diciamo che questa è la versione più aperta, come direbbe Giovanni Tesio. Tuttavia, l'immigrazione piemontese in Argentina ha una sua cifra specifica. Contadini sono andati dove c'era da arare e hanno lavorato, avvoltolato i loro giorni di fatica e sudore. Hanno fondato paesi e città, conservando la dignità nei cuori, tenendo la memoria accesa. Oltre i contorni geografici che conosciamo, c'è un altro Piemonte,
appartiene alla topografia della mente e del cuore. C'è una storia da scrivere e da continuare insieme. E finisco con una riflessione che possiamo dare oggi. In quegli anni, anche se credo che quel master abbia aperto molte strade incitando persone che forse fino a quel momento non erano state tanto interessate dai rapporti con la terra d'origine, se non per sentito raccontare. Ecco, siamo andati in qualche modo a insegnare qualcosa, diciamo così. E come capita sovente, siamo ritornati insegnati, o per meglio dire, abbiamo imparato noi, e ancora oggi ci insegnano. L'abbiamo sentito, proprio impressionante. Io questo appunto l'avevo preso, me l'ero segnato prima di sentire i loro interventi. Loro hanno saputo, ho preso anche un pezzo di giornale nostro dove dava indicazione: la lingua piemontese sarà patrimonio dell'Argentina, noi stiamo ancora aspettando. Prima Laura Moro ha citato una grammatica. Recentemente la famiglia piemontese di Cordova ha tradotto, si è messo lì Umberto Grassi, ha tradotto la grammatica piemontese di Brero, l'ha tradotta in spagnolo, e loro adesso studiano, lavorano e si preparano su questa grammatica, che forse qui in Piemonte credo che forse io, tu e due o tre altri sappiamo che esiste, perché abbiamo in qualche modo un po' contribuito a farla. Ecco, chiudo questa esperienza dicendo appunto che tante volte bisogna andare per poi capire bene le cose, anche se basta le testimonianze che abbiamo sentito, che ci hanno impartito una lezione abbastanza precisa e impressionante. Però sulla questione più precisa della lingua adesso do la parola a Eugenio Goria. Grazie, buonasera a tutti e tutte. È importante secondo me aver sentito tutte queste cose che ci hanno raccontato fino a questo punto, perché sono un po' i presupposti di questo progetto di ricerca che dal 2019 va avanti all'Università di Torino, un progetto molto piccolo, nato per una volta diciamo dal basso, da un interesse di ricerca. Io e altri con cui collaboro, insomma, sapevamo che erano successe tutte queste cose, diciamo, nel passato recente, tanto in Italia quanto in Argentina, quindi sapevamo che c'era stato un interesse da parte di alcune istituzioni nostre, torinesi, piemontesi, primo fra questi il Centro Studi Piemontesi e l'Università. Sapevamo che appunto in Argentina queste idee avevano in qualche modo avuto una risonanza, quindi sapevamo che c'erano stati dei contatti, persone erano venute qua, c'erano stati dei gemellaggi, e la lingua allo stesso tempo rimaneva un punto interrogativo, perché ci siamo accorti che non c'era ancora stato un lavoro di documentazione del piemontese parlato in Argentina. Sapevamo che si parlava, sapevamo che insomma fino a, appunto ai primi anni 2000 c'era proprio evidenza concreta di persone argentine che parlavano piemontese, però dove non c'era un posto, non c'era una documentazione materiale concreta attraverso la quale studiare il piemontese parlato da loro, appunto. E quindi mi hanno detto: perché non andare noi a raccoglierla? E come si raccoglie? Col registratore, poi col registratore e la videocamera, e vi spiegherò perché anche la videocamera, perché questo materiale rimanga e resti disponibile a chi vuole studiarlo. Quindi diciamo che il primo interrogativo è stato un interrogativo linguistico. Io sono un linguista, mi occupo di lingue, quindi la prima domanda è stata: come è fatto il piemontese parlato in Argentina? E qui sono nati dei problemi, nel senso che poi ci siamo resi conto, io e altri ci siamo resi conto, che è impossibile
capire le dinamiche che riguardano la lingua se non sappiamo niente del contesto socioculturale in cui viene utilizzata. Le lingue non si parlano e non si conoscono in astratto, ma si usano con degli scopi concreti, pratici. Parlare è un'attività che facciamo per perseguire degli scopi pratici. Ci siamo resi conto che era importante capire anche qual era, diciamo, il sistema di valori associato in Argentina al piemontese, soprattutto se era lo stesso nel passato e nel presente, cioè se è anche cambiato qualcosa. E quindi questo è un po' lo spirito con cui noi con l'università abbiamo organizzato due viaggi, due raccolte dati sul campo, una nel 2019 e una nel 2022, con queste due domande in mente. Da un lato, come è fatto il piemontese degli argentini? Dall'altro, perché si parla? Sappiamo che si parla, ok, va bene, ma perché? Cioè, cosa è successo che non è successo negli Stati Uniti, in Australia o in altri posti dove persone che parlavano piemontese o altri dialetti sono emigrate? Sappiamo che lì appunto le lingue di origine si sono perse abbastanza in fretta. Perché in Argentina no? Cosa è successo? Ecco, quindi arriviamo lì, ci interfacciamo subito con l'associazionismo piemontese che ha contribuito moltissimo alla nostra ricerca, nel senso che appunto più o meno avevamo un'idea geografica di dove si trovavano le comunità piemontesi, come ci ha raccontato Albina, provincia di Santa Fe, provincia di Cordova, è un po' l'epicentro perché lì c'era la terra che i piemontesi sono andati a coltivare. C'è anche una rete molto fitta di familias piemontesas, cioè di associazioni che organizzano attività culturali di diverso tipo legate all'identità e alla cultura piemontese, che possono andare dalle cene con la bagna cauda al canto corale, al teatro popolare, al corso di lingua piemontese, al laboratorio di conversazione in cui semplicemente le persone vanno lì per trovarsi a parlare piemontese perché vogliono avere qualcuno con cui parlare. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto alle persone di parlare raccontandoci quelle, noi le chiamiamo biografie linguistiche, cioè un racconto della loro esperienza con la lingua, con le lingue. Parliamo sempre, quasi sempre, di persone argentine già da molte generazioni. Quindi, e qui è emersa una prima cosa che non ci aspettavamo, nel senso che abbiamo visto due narrazioni contrapposte, diciamo. Una assolutamente proiettata sul passato, e quindi la mia famiglia è arrivata qui, e parlavano piemontese, ovviamente, perché sono arrivati alla fine dell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento si parlava piemontese in Piemonte, e parlavano piemontese, l'hanno conservato perché siamo sempre stati molto affezionati al nostro paese di origine, anche adesso ci andiamo spesso se possiamo, abbiamo degli amici, abbiamo fatto il gemellaggio, stiamo cercando di riavvicinarci. Dall'altro c'era la narrazione di cosa è successo in Argentina però, e quindi a un certo punto abbiamo dovuto diventare argentini. La mia famiglia si è smesso, questa cosa ce l'hanno raccontata in tantissimi, si è smesso di parlare piemontese perché dovevamo diventare argentini, perché dovevamo andare a scuola si parlava spagnolo. Questa è una cosa che non succede ovviamente solo in questo caso, in tutte le comunità migranti. A un certo punto chi vuole rimanere diventa cittadino del paese dove abita e assume i suoi comportamenti anche linguistici. Perciò e c'era una discriminazione molto forte verso chi parlava piemontese e quindi non diversa da quello che è successo in tutta Italia. Quindi se parlavi piemontese eri qualcuno che veniva dalla campagna, che non aveva studiato, che non era abbastanza bravo per parlare spagnolo, e quindi come succede questa cosa viene messa da parte a un certo punto, almeno le biografie dicono questo, viene messa da parte molto più lentamente e sicuramente degli usi rimangono, che è quello che distingue il caso argentino appunto da altre situazioni migratorie, appunto Stati Uniti, Australia soprattutto. E l'uso del piemontese poi risorge a un certo punto grazie proprio all'associazionismo, cioè l'associazionismo ha una storia un po' particolare in Argentina, anche in altri posti
del Sud America, nel senso che è sempre esistito soprattutto come sistema di credito. Spesso le società italiane, le varie, erano società di mutuo soccorso che a volte semplicemente prestavano denaro per appunto chi era appena arrivato, avevano un ruolo proprio economico che poi a un certo punto perdono. E queste associazioni a un certo punto si trasformano in associazioni culturali che intercettano questo, insomma, un po' bisogno di riavvicinarsi alla propria identità, e qui secondo me comincia a crearsi poi il ponte che porta ai gemellaggi che si sono iniziati a fare a partire da fine anni 70, inizio anni 80, che hanno creato questo riavvicinamento e hanno creato i presupposti perché effettivamente si tornasse in qualche modo a parlare. Non lo dico a caso perché tornare a parlare è una cosa che emerge molto dalle nostre interviste. Ad esempio c'è una biografia di questa persona che dice sì sì, io lo sentivo a casa, lo parlavo col nonno, il nonno parlava piemontese tutto il tempo, poi a un certo punto, mancato il nonno, noi vivevamo in una società argentina completamente ispanofona, e poi a 40 anni mi sono reso conto che c'era l'associazione piemontese, c'era il canto corale in piemontese, io volevo far parte di questa cosa e lì mi sono riavvicinato e ripartito questo discorso. Quindi ci sono queste due visioni contrapposte. Io non prendo parte qui, cioè non faccio il tifo né per una né per l'altra, perché quello che facciamo noi è semplicemente registrare questo dato e capire perché, cercare di capire perché ci sono queste due narrazioni. Questo per la parte più sociologica, diciamo, del nostro lavoro. Arriviamo alla questione lingua, di cui abbiamo avuto già un'esperienza diretta poco fa, ecco. E ovviamente è un piemontese diverso, appunto il progetto è ancora in corso, quindi uscirà poi un libro oltre a un documentario dove racconteremo tutte queste cose in modo un po' più strutturato. È un piemontese un po' diverso da quello che si parla qui, e io dico, sarebbe da stupirsi del contrario, nel senso che appunto abbiamo sentito, è un piemontese pieno di parole spagnole, perché sì, perché questo succede nel contatto linguistico, e quindi le parole che si sentono di più sono anche quelle che si usano di più, quindi è normale che appunto chi parla in piemontese argentina lo faccia usando molte parole spagnole e appunto integrandole nella grammatica del piemontese. Non solo parole, ma è proprio la grammatica stessa del piemontese che si è avvicinata con il tempo un pochino a quella dello spagnolo. Un esempio è il caso dei verbi ausiliari. Il piemontese, come l'italiano, ha due verbi ausiliari, essere e avere. Nel piemontese parlato dagli argentini, essere quasi scomparso, e quindi tutti i verbi al passato prossimo hanno, quindi io ho nato, lui ha morto, eccetera, eccetera. Perché? Perché la grammatica spagnola fa questa cosa qui. In realtà però ci sono dimensioni di contatto linguistico, secondo me forse un po' più interessanti di questa. Appunto ci stupiremmo del contrario, ci stupiremmo se non trovassimo parole spagnole nel piemontese parlato da queste persone. E una è proprio quella del contatto fra dialetti diversi. Appunto i piemontesi che sono arrivati in Argentina non arrivavano tutti dallo stesso posto, un po' sì in realtà, però questo l'abbiamo scoperto dopo. E quindi cosa succede se uno parla il piemontese di Pinerolo, l'altro parla il piemontese di Vercelli e l'altro parla il piemontese di Alessandria? Ecco, questa è una cosa che abbiamo iniziato a guardare proprio perché avevamo anche i dati delle biografie linguistiche, quindi sapevamo da dove venivano le famiglie di queste persone, quindi come in teoria se una persona utilizza la lingua dei propri genitori avrebbero dovuto parlare. E quello che viene fuori è che c'è una parte molto consistente, almeno tra le persone che abbiamo intervistato noi nell'ambito del progetto, che viene diciamo dal pinerolese, quindi sud della provincia di Torino e nord della provincia di Cuneo, sempre parlo per chi abbiamo conosciuto noi, chi abbiamo intervistato noi. E effettivamente questo è il dialetto più rappresentato.
usato anche da persone che appunto vengono dal Piemonte orientale, da Asti, da Alessandria, da Vercelli, che però si sono adeguate al piemontese che si parlava in questa zona, dove troviamo questi tratti assolutamente molto ben localizzati in Piemonte. E un esempio, il pronome niaiti, noi altri, noi, che è proprio collocato in quest'area dialettologica qui, usato da chiunque venga da qualunque altra zona del Piemonte. Era anche il titolo di un giornale che usciva in Argentina, noi nel senso di noi piemontesi. E c'è un'altra dimensione ancora di contatto linguistico, che è quella con il torinese. Perché il torinese? Allora, dalla città di Torino sappiamo che molto pochi sono emigrati, emigravano soprattutto dalle campagne. Però noi troviamo forme linguistiche che sono proprio torinesi. Perché? Perché il piemontese, appunto, come raccontavo prima, è in una certa misura anche studiato in Argentina. Appunto, abbiamo grammatiche che vengono tradotte dalle grammatiche che sono state scritte qui, e viene insegnato anche nell'ambito di questi gruppi di conversazione, ovvero i propri corsi di lingua che servono a creare nuovi parlanti, a formare le nuove generazioni che vogliono conservare il piemontese. E quindi questo migliora moltissimo la consapevolezza che le persone hanno del piemontese. Quindi c'è questa cosa, so che è letteraria, quindi la dico perché è un po' più bello usare questa parola qui, questa costruzione qui, anche se appunto in teoria non dovrebbe fare parte del background linguistico delle persone. E quindi, se mettiamo a sistema tutte queste cose, che cosa ci dicono? Che visione ci danno di questa piemontesità dell'Argentina? Sicuramente è un caso di studio interessantissimo, sia per la linguistica, sia anche per la sua parte più sociologica, più etnografica, di racconto di che cosa ha fatto questa comunità, delle dinamiche a cui è andata incontro. E secondo me è interessante non tanto perché riguarda noi in quanto piemontesi, ma perché ci dice diverse cose che succedono durante una migrazione, ci migliora la nostra conoscenza di chi è un migrante, di che cos'è una famiglia transnazionale e di quali sono le dinamiche che riguardano la lingua in questi contesti. C'è secondo me un prima e un dopo, e questo dopo, questa contemporaneità che noi vediamo, è quella che io a volte ho chiamato di language revival, nel senso che da qualche decennio, e dopo appunto questo iato nella trasmissione della lingua ereditaria, come la chiamiamo noi, si torna in Argentina a interessarsi al piemontese. L'associazionismo lavora molto, promuove moltissime attività, alcune riguardano direttamente la lingua, come appunto i corsi, e le persone che abbiamo sentito prima, sia Alejandra che Laura, sono due insegnanti di piemontese che gestiscono un corso di lingua vero e proprio, e sia appunto cene con cibo tradizionale, festa del Piemonte, balli tradizionali, musica tradizionale. E quindi c'è un nuovo interesse che potremmo chiamare language revival, e quindi c'è effettivamente da un lato la voglia di rivitalizzare l'uso del piemontese e le pratiche culturali che sono collegate con la lingua, scusate, e dall'altro c'è la voglia di recuperare un qualcosa che in qualche modo si è perso. Cosa fanno i più giovani? E qui veramente chiudo. E c'è una certa continuità, perché? Perché come i piemontesi appunto alla fine dell'Ottocento si sono spostati in Argentina, adesso molti argentini si spostano in Italia, si spostano proprio in Piemonte perché hanno la possibilità di diventare italiani grazie allo ius sanguinis, quindi dimostrando di avere una famiglia con origini italiane, piemontesi. E questo prevede recuperare dei documenti e
spesso si fa nel paese da cui la famiglia veniva. Quindi questa esigenza porta poi all'esigenza di, o alla voglia o all'interesse, alla curiosità anche di conoscere il posto da cui venivano gli antenati e riavvicinarsi in, materialmente, proprio nel senso che vengono qui, si fermano 6 mesi, alcuni rimangono, poi non tornano più in Argentina, e quindi questo riavvicinamento secondo me si completa poi con la generazione dei giovanissimi, dei ventenni, venticinquenni che vengono qui e secondo me non a caso vengono qui. Ecco, grazie.